Visto che oggi non ci vogliamo far mancare proprio niente, siamo qui in giro per Salisbury in cerca di quella che è la cattedrale. Come potete vedere, questa bella passeggiata lungo il canale o il fiume, come lo volete chiamare voi, e niente, ci rivediamo quando arriviamo alla cattedrale. Cosa non farebbero gli inglesi per una tazza di tè? Anche spararsi 5 ore di fila, come potete vedere, per una tazza di tè. Che cosa ci avrà sto negozio di tanto speciale? Non lo so proprio. Bah, misteri della vita. Certo che sti reali sono proprio strani. Ed eccoci arrivati alla cattedrale. A quanto pare questa cattedrale pesa tonnellate, ma non è stata costruita su delle fondamenta. E inoltre il campanile di questa cattedrale è il più alto del Regno Unito. Così coloro che sono amanti della storia, dei numeri e delle informazioni non si lamentano. Ma adesso credo sia il caso di entrare nella cattedrale. Come non detto, purtroppo oggi non si può accedere all'interno della cattedrale perché la BBC ha pensato bene di girare un documentario. Quindi ho dovuto aspettare 16 anni, imparare correttamente la pronuncia di questa città così storica dell'Inghilterra, Salisbury, ma alla fine non mi è stata data la possibilità di accedere all'interno della famosissima cattedrale. Ho già preparato una lettera che manderò direttamente alla regina, una lettera di protesta. Secondo me queste sono le conseguenze di aver vinto gli europei in casa loro, perché se cantavano "Is coming home", alla fine "He came to Rome".
adesso me ne vado in giro per la città cercando un pochettino di godermi la bellezza naturale. Come potete vedere, il clima è cambiato alle mie spalle ed è proprio vero, ci sono 4 stagioni in un'unica giornata qui in Inghilterra. Con questo è tutto, ci risentiamo presto.